Se siete venuti qui per sentir parlare e alla ricerca di immagini a proposito di danni, arresti, feriti, eccetera, guardatevi il telegiornale. Bene, quando ci si fa sentire in maniera così ferma per ragioni di sfondo sportivo, perché allora non lo si fa anche per ragioni di sfondo sociale? Andiamo avanti con convinzione, con forza. Quindi, rotta su Genova. Dopo essere venuti meno all'arresto del treno lanciato targato Lazio, facciamo ora rotta su Genova, Lido Ostico, in cui, anche per ragioni di riscossa sociale, essere spezzini conta di più. Senti il grido che ti spinge avanti, che ti fa volare, con i nostri colori dentro ad ogni città. Siamo uccelli predatori, siamo aquile, si sa, questa è Spezia, che ne dici? Era un covo di pirati e noi siamo i loro figli. Guarda, non ti puoi sbagliare, stiamo sotto le bandiere, che hanno un'aquila nel centro e sono bianche e sono nere. Qui si sente un coro solo, quello delle nostre voci. Dopo essere venuti meno all'arresto del treno lanciato targato Lazio, ecco appunto, rimanendo in tema di arresti, se siete venuti qui per sentir parlare e alla ricerca di immagini a proposito di danni, arresti, feriti, eccetera, guardatevi il telegiornale. Andate a vedere la televisione, io di queste cose preferisco non parlarne, sono qui per parlare di sport, di calcio, un qualcosa che mi appassiona, un qualcosa che ci accomuna, però e farlo in chiave piuttosto leggera, divertente, insomma, per svagare, perché tanto di queste cose se ne parla già fin troppo. Preparatevi, arriva la bomba di Mihailovic! In primo luogo ritengo si faccia un favore a chi le malefatte le ha fatte, perché di fatto gli si dà visibilità a questi ignoranti che tifosi non sono. Secondariamente poi si va anche ad addentrarsi in soggetti ben più vasti di quelli inerenti allo sport, nel politico e non penso sia il mio ruolo occuparmi di queste cose. Una puntualizzazione però mi permetto di farla, perché sembra esserci del marcio in Danimarca, come dice Shakespeare, nel senso che sembrerebbe, da come si sono comportati gli addetti ai lavori, ovvero i responsabili per l'organizzazione dell'ordine pubblico, in maniera, cioè che abbiano preso la situazione un po' sotto gamba, perché se io mi ricordo come era organizzato l'ordine pubblico della città quando la società era in Serie C, cioè quando arrivavano i toscani, i tifosi delle squadre toscane a Spezia, che ha del ridicolo comunque che si debba arrivare a questi estremi. Ma la città sembrava di essere in stato di guerra, in stato di allarme. C'erano non so quante volanti della Celere da tutte le parti. Io mi ricordo di particolare perché arrivai in ritardo allo stadio con mio padre, ci aspettava in curva mio zio, e arrivammo al picco passando sul marciapiede accanto dei tifosi della Carrarese che a quadrato, cioè circondati da un quadrato delle forze dell'ordine, vennero scortati dalla stazione allo stadio e arrivarono proprio puntualmente, proprio quando le squadre erano già quasi in campo, proprio per evitare anche problemi di ordine pubblico. Cioè non solo c'era più organizzazione a livello di quantità di forze dell'ordine, ma anche a livello di tempistiche tutto era organizzato al meglio, diciamo. Poi le difficoltà, come si dice, i tafferugli magari venivano fuori comunque, però si prendeva la situazione molto più sul serio. Tra l'altro, tutti dotati di casacchina all'epoca azzurra, al punto che poi dalla curva lo sfottò, fu grande Puffo, dov'è? Ma al di là di questo, cioè, all'epoca si era organizzati per la giusta prevenzione della gestione di teste calde, per chiamarle in maniera molto gentile, perché purtroppo di gente di questo tipo abbiamo visto c'è pieno il mondo. E oggi che siamo in Serie A, invece la situazione viene gestita in maniera molto più meno organizzata, ambigua mi veniva, ambigua perché non si sa se è stata una mancanza di preparazione dovuta a
all'inettitudine delle persone, appunto dei responsabili, o se appunto c'è del marcio dietro. Non sta a me puntare il dito, però è giusto, come in altri gruppi, come anche all'interno per esempio della ASC Community, alcuni hanno invitato a fare le dovute dimostranze, mettersi in contatto con chi di dovere, vedi il sindaco, vedi magari la società stessa, il questore, il prefetto e così via, perché bisogna prevenire situazioni come quelle che si sono verificate questo fine settimana in occasione della partita con la Lazio. C'ho fortunatamente dei sani principi che mia madre fortunatamente mi ha insegnato. Quindi giusto far sentire la propria voce, far valere le proprie ragioni. Però mi chiedo io, se lo facciamo per ragioni a sfondo sportivo, mi rendo conto che nello specifico si tratti di sicurezza della città, nello specifico. Ma se lo facciamo, perché non farlo a livello nazionale? Perché non far sentire la propria voce quando siamo oppressi a livello di libertà, di tassazione, in così tanti ambiti in Italia? Cioè, non è una sorpresa che poi tanti vogliano andare all'estero. Poi io sono qui a predicare, ora mi sento quasi come De Gaulle, che era rifugiato a Parigi, che era rifugiato a Londra e invitava i francesi a continuare a combattere contro i tedeschi invasori. Ma detto questo, altri tempi. No, per quello io non voglio addentrarmi in questi discorsi, perché io mi ricordo in passato, per esempio, la curva fu chiusa per appunto ragioni di ordine pubblico, per come si erano comportati, ma parlo di decenni fa probabilmente. La curva fu chiusa e i tifosi decisero di andare a occupare la stazione per evitare l'arrivo dei tifosi della squadra ospite. Bene, quando ci si fa sentire in maniera così ferma per ragioni di sfondo sportivo, perché allora non lo si fa anche per ragioni di sfondo sociale? Detto questo, lasciamo perdere, appunto è la ragione per cui non voglio addentrarmi in questi soggetti. Le cose in Italia vanno così, ma poi tutto il mondo è paese, non è in Italia, è così un po' dappertutto, i governi hanno sempre più controllo e va bene così. Cioè star sereni, focalizzarsi sulla nostra micro realtà e fare del nostro meglio per star sereni, stare bene, essere felici, perché su tante cose, a meno che non scoppi una rivoluzione, oramai è tardi, ragazzi. Per quello io non mi addentro in queste vicende, in questi soggetti così pesanti e pericolosi. Quindi spetta un po' anche a noi dare il giusto peso alle varie cose, penso. Ciao, Verda. Dopotutto il calcio, lo sport in generale, dovrebbe far sì che le persone si riuniscano attorno a un interesse, a una passione comune. Sono fratello da Idris. Fratello? Non ci credi? Sei scettico. Idris! Ciao fratello! E invece noi ci facciamo mettere di mezzo tra genoani e sandoriani, spezzini e genoani, spezzini razziali, milanisti e interisti e chi più ne ha più ne metta. No! Insegniamo l'educazione, nessuno insiste! Un piacere, grazie! Insomma, tutte queste micro divisioni che poi quando si guarda la nazionale siamo tutti italiani, però quando ci lasciamo così abbindolare, perché magari facciamo anche il gioco del nemico, no? Ci vogliono divisi, e quando invece se ci riunissimo potremmo veramente fare sentire magari la nostra voce per ragioni ben più importanti e apportare un cambiamento, un miglioramento laddove qualcosa si potrebbe magari ottenere. Torniamo a parlare di calcio. Non parla male da Lazio! Parlando proprio della Lazio, ci sarebbe voluta la partita perfetta da parte dello Spezia per far punti contro questa Lazio, che ha l'attacco che è fra i più forti del campionato, la miglior difesa del campionato, una squadra in ottima forma, individualità indubbiamente superiore alle nostre, e lo Spezia appunto la partita perfetta l'ha fatta, ma soltanto per i primi 20 minuti, 40 minuti del primo tempo. Poi
ci siamo un po' sciolti come neve al sole. E quindi, come sempre, spetta a noi focalizzarci su quel che di buono lo Spezia ha messo in campo in vista anche delle partite future, perché sono squadre queste che appena sbagli il primo errore ci hanno punito. Quindi rimaniamo ottimisti per noi stessi e per l'ambiente. Dopotutto non incontreremo sempre squadre in forma come la Fiorentina, come la Lazio, non incontreremo sempre squadre così superiori a noi economicamente e qualitativamente, e anche le dirette concorrenti attorno a noi non hanno guadagnato più che un punto su di noi in quest'ultima giornata. Quindi dai, focalizziamoci su quel che di buono è stato fatto per continuare a crescere. Questo ci deve dare convinzione, forza, e riesci a creare presupposti addirittura in più di un'occasione per andare avanti. Fai tanto possesso palla, cosa che loro ne concedono poi agli avversari. Giochi con questa personalità, è chiaro, questo ci deve dare convinzione, forza. Questa, dopo tutto, rimane soltanto la seconda sconfitta sotto la gestione Semplici, la prima tra l'altro sconfitta di misura accusata contro il Sassuolo, all'epoca anche in forma, ed in seguito ad un calcio di rigore. Quindi non occorre preoccuparsi, allarmismo, disfattismo. Rimaniamo avanti nella zona rossa, quindi tutto sommato va tutto bene, quindi avanti tutta! Questo video è stato presentato da Agriturismo Collina di Rossoli. Fai del tuo evento un evento speciale. Noi bisogna prendere, secondo me, il tanto buono che abbiamo fatto, e andiamo avanti con convinzione, con forza, senza abbattersi troppo. Queste partite ti devono dare, non ti devono levare, e quindi noi bisogna andare a ricercare il positivo. Ecco, infatti, rimaniamo positivi e guardiamo avanti, anche perché adesso davanti a noi abbiamo una partita che per noi spezzini è già sentitissima, uno dei derby liguri contro la Sampdoria, che è diventata anche una partita preziosissima in ottica campionato in funzione delle varie evoluzioni della classifica. Quindi rotta su Genova. Era un covo di pirati e noi siamo i loro figli. Ricordo quando ero fanciullo, sognavo una maglia e un pallone. Per costruire qualcosa di duraturo ci vogliono delle solide basi. Intarros è quel che facciamo. Disponendo di impianti fra i migliori in provincia e forti di istruttori preparati. Tarros Arzanese, per crescere insieme nello sport e nella vita. E dopo questo breve spot a favore della Sarzanese, perché dopo tutto io sono di Follo, ma sono nato a Sarzana e mio zio Lao è proprio uno dei dirigenti all'interno del settore giovanile della Sarzanese, torniamo a parlare di Spezia. Nel corso dell'ultima partita dello Spezia in casa contro la Lazio, Capitan Jasi ha potuto celebrare la pietra miliare delle 100 presenze in Serie A. Oltre a questo, appunto, arbitraggio, non dico a senso unico, però l'arbitraggio anche nel corso di questa partita ci è costata una ammonizione un po' non regalata, ma insomma un po' così alla carlona, che ci impedirà di contare su Ampadu, pilastro della nostra difesa allo stato attuale, nel corso della partita contro la Samp. Sampdoria che, se noi abbiamo fatto 5 punti nelle ultime 5 partite, ne ha fatti 4 nelle ultime 5, e benché sia a un passo dal fallimento economico e con un piede in Serie B, anche a livello di punteggio, continua a comportarsi come un animale ferito, non si dà per vinta. E soprattutto nel corso del derby ligure contro di noi giocheranno veramente col coltello fra i denti. Quindi ci vorrà una prestazione di tutto cuore, ci vorrà una prestazione
di animo, con la cazzimma di decisione, potessimo giocare come abbiamo giocato in quei primi 20 minuti contro la Lazio per gran parte della partita a Genova, sono sicuro che abbiamo i numeri, le capacità e la volontà per poter fare risultato pieno. Risultato pieno che sarebbe indispensabile a fronte del fatto che questa è diventata oramai una partita spartiacque, perché le concorrenti attorno a noi, bene o male, fanno punti, si muovono, per quanto si sia risucchiato Lecce in questa battaglia per evitare la retrocessione, ma ora i punti pesano sempre di più e bisogna farli. Quindi, avanti tutta! Espugniamolo sto Marassi!